Ciao a tutti. Ciao ragazzi, benvenuti. Eccoci. Dai. Oggi è la giornata, vi svegliamo i vincitori dell'edizione 2022 del Bustarsizio Photo Contest. Beh, innanzitutto vogliamo ringraziarvi perché siete stati numerosissimi a registrarvi. Davvero grazie di cuore. In più si sono beccati, poverini, un weekend. Due giorni veramente difficili. Davvero, di pioggia, freddo, vento, le avete beccate tutte, però devo dire che anche la pioggia, i riflessi, li avete sfruttati benissimo, eh? Sì, sì. Davvero, siete stati proprio bravi, 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 bravi. Bravi, e devo dire che il livello si è alzato moltissimo rispetto anche agli altri anni e quindi... Complimenti, complimenti. Bravi, veramente... di livello molto, sì, alto, bella qualità. Ho parlato anche con Ercole e anche lui è rimasto stupito dal livello di immagini, della qualità, certo, delle che avete saputo creare. Infatti, certo, ringraziamo gli altri due, non li ho sentiti, li abbiamo ancora sentiti, già nominati perché non li ho sentiti, ma ecco, ho sentito Ercole che è rimasto impressionato positivamente, che appunto ringraziamo la giuria, quindi il mitico Ercole Colombo che ha fatto da giurato quest'anno, il nostro Davide Caforio e Alessandro Tamburini, certo, che è il nostro lido ovviamente come giurato interno dell'organizzazione. Bene, ed ora svegliamo finalmente i vincitori dell'edizione 2022 del Bustarsizio Photo Contest. Tema numero 1: la magia del Natale in città. E ha vinto Manuela Milani. Brava Manuela, foto splendida, costruita. Sì. Perché sì, è costruita, ma è costruita con una grande maestria, quindi brava, 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 brava. Onore al merito di chi si è impegnato così tanto. Esatto, si è portata la modella, il cagnolino, le luci, tutto quanto. Brava, brava, brava Manuela, quella foto tra veramente ha fatto, risultato finale, sì, molto bene. E ha fatto, brava, il jackpot di punteggio, tra l'altro, quindi Manuela, brava, 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 davvero. Okay. Bene, ora arriviamo al tema numero 2, prospettive urbane. E ha vinto Fabio La Monica. Bravo Fabio! Tra l'altro Fabio ha partecipato solo a questa categoria, non so per quale motivo, probabilmente è successo qualcosa che poi lui ci dirà, però l'ha vinta. Una è andata a segno. Bravo Fabio! Bravo Fabio, davvero, bravo, 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 complimenti. Bravo. Ora veniamo al tema numero 3, work in progress. E il vincitore è? Massimo, si chiama Massimo. Massimo Pedisano. Complimenti, complimenti a Massimo. Davvero. E ora veniamo al quarto tema, tema dedicato al nostro Matteo Chinnici. Ci fotografiamo, quindi fotografie degli stessi partecipanti del contest, dedicato proprio a Matteo che purtroppo non c'è più, carissimo amico, e che era solito come staff team sia di A Sotto le Stelle che del Bustarsizio Photo Contest fotografare i partecipanti. Certo. E questo tema l'ha vinto Umberto Zanoni. Bravissimo Umberto, bravissimo, bravissimo. Sono certa che questa vittoria poi ti emozionerà particolarmente, visto che il nostro Teo era amato da tutti, davvero da tutti i partecipanti. Ragazzi, noi siamo veramente soddisfattissimi, contentissimi di questa edizione del Photo Contest, siete stati bravissimi, avete collaborato tantissimo perché tanti di voi poi si sono conosciuti nel centro di Busto, avete fatto amicizia. E questa è veramente la cosa più bella che poteva succedere. Che ci fa piacere. Certo. Sì, la condivisione dell'amore e della passione per la fotografia, per una cosa bella. Quindi grazie, grazie, grazie. Vi faremo sapere quando ci sarà la mostra nel 2023 del Bustarsizio Photo Contest, con ovviamente le foto vincitrici. Senza troppo premura, perché ci vorranno dei sì, ci vorrà, è nell'arco dell'anno, che ecco, potrebbero non sappiamo essere ancora nella prima metà o nella seconda metà dell'anno, vi faremo sapere proprio anche a livello tecnico come riusciamo, non sappiamo ancora se faremo, certo, Via Sotto le Stelle, perché se dovessimo fare Via Sotto le Stelle
potremmo farlo in occasione, certo, di Via Sotto le Stelle, che sarebbe... Vediamo ragazzi, vediamo come va l'anno e non ci precludiamo niente. Comunque, complimenti a tutti, tutte le foto saranno caricate sul sito del Photo Contest, ovviamente in mostra andranno quelle, le vincitrici e quelle con menzione di merito. Perfetto. Che vi abbiamo già fatto vedere nei giorni scorsi. Bene, quindi grazie a tutti voi e a presto e tanti auguri a questo punto, visto che mancano pochi giorni al Natale. Banalizzando, buona luce a tutti. Va bene. E anche buona pioggia, visto il meteo del Photo Contest. Okay. Bravi ragazzi, ciao, grazie mille. Ciao.